Ciao e ben trovata sul canale. Oggi andiamo a parlare di contouring. Perché? Perché va molto di moda, c'è proprio un mondo del contouring. Vediamo allora come poterlo fare se siamo un po' principianti, non siamo proprio tanto in confidenza con questo tipo di prodotti, ma possiamo farlo comunque senza esagerare, imparando piano piano. Vado ad utilizzare un prodotto ovviamente specifico. Io ho preso di Sephora questo stick che è appunto adatto per andare a creare il contouring. È uno stick così con questa punta qui, è una punta molto morbida e arrotondata, ed è perfetto per fare questo tipo di lavoro che dobbiamo andare a fare noi. Però il mio consiglio non è quello di andare direttamente con lo stick, soprattutto nelle parti più piccole, più di precisione, ma di andare ad utilizzare un pennello. Io utilizzo questo qui di Wygon, è l'F115, che ha questa punta così a lingua di gatto e torna molto molto comoda. Perché? Perché in base alle zone che devo andare a trattare andrò a prelevare un po' di prodotto e lo andrò a posizionare. Vediamo, nel mio caso ad esempio ovviamente il naso è la prima correzione che io solitamente vado a fare, quindi prendo il mio stick, prendo il mio pennello, sporco la punta, quindi la punta prima di ogni altra cosa, soprattutto senza doverla andare a proprio a passare su tutte le setole in lunghezza perché non ci serve, ma mi vado a prendere con questo pennello, mi vado a tracciare le linee che devo andare a scurire, quindi io mi vado a stringere un pochino il naso, quindi vado a creare un po' di ombra. Così da farlo sembrare un pochino più sottile. Mi segno qua sopra anche per quello che dovrebbe essere il mio osso e mi vado a scurire anche per un altro po' la mia punta. Cerco di vedere se ho fatto ovviamente le cose proporzionate, che devo dare l'aspetto insomma di un naso abbastanza regolare, e poi con una spugnettina mi vado a picchiettare, a smussare, a sfumare bene. Le linee nette. In questa maniera, diciamo così, in questo modo il naso sembrerà un pochino più sottile, ma non solo. Possiamo fare la stessa cosa anche per delle zone del viso, quindi se abbiamo delle parti che sono un pochino troppo sporgenti, per esempio ovviamente si fa qui sotto all'osso della mandibola, possiamo andare a scurire. In questo caso, essendo una zona più ampia, possiamo andare direttamente con lo stick e vado proprio dove c'è l'ombra, quindi dove c'è l'ombra io la vado ad accentuare. Quindi mi posiziono ben dritta davanti a me, l'ombra è da questa parte, e io mi vado a scurire proprio un pochino sopra quest'ombra. Stessa cosa, spugnetta, e mi vado a smussare i contorni di questo prodotto. In questa maniera facciamo attenzione, perché se andiamo troppo sulla riga, quindi sul bordo, rischiamo di fare effetto barba, e non è quello che ovviamente vogliamo. Stessa cosa, qui abbiamo un po' di doppio mento tipo me, mi vado proprio a scurire questa parte che sporge, quindi stessa cosa.
Ricordiamoci sempre di sfumare, altrimenti sarà una cosa inguardabile. Possiamo andare ad accentuare un pochino di più se vogliamo, ma ripeto, sempre sfumando. Poco prodotto e ben sfumato. Se abbiamo ad esempio una tempia molto prominente, quindi che sporge, possiamo fare la stessa cosa, ci andiamo a creare dei piccoli tratti di ombra e ce li andiamo a sfumare. Facciamo attenzione ad andare anche bene qui all'attaccatura dei capelli, altrimenti si vedrà che è una cosa fasulla. Così diamo questo effetto di fronte meno profonda, quindi di tempia meno sporgente ma che è leggermente meno voluminosa. Se ancora abbiamo per esempio una palpebra che tende a sporgere molto, possiamo andare a mettere anche qui un po' di stick scuro. E ci scuriamo la nostra palpebra. Insomma, si può fare del contouring leggero, perché non dobbiamo esagerare, non siamo a teatro, non facciamo cinema, non facciamo teatro, non dobbiamo andare su un palco, quindi non ci servono cose proprio massicce, ma possiamo fare un contouring delicato che ci possa agevolare appunto in quelle imperfezioni che magari non ci convincono, in quegli aspetti che non vogliamo magari ritoccare chirurgicamente o che non possiamo ritoccare chirurgicamente, ma che vogliamo comunque tenere un po' sotto controllo. Quindi mandibola, quindi tempia, quindi naso magari appunto un pochino appadata, un pochino sporgente se lo avessi avuto aquilino, quindi un po' a becco di pappagallo, avrei dovuto scurire l'osso qui sopra. Scurendo l'osso sembra che sporge meno ma rimane un pochino meno voluminoso, quindi insomma ci sono diversi modi per poter gestire questa cosa. L'importante è sfumare, 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 perché se non lo facciamo sembrerà appunto effetto barba, chiazze e quilli di colore. Quindi scegliamo un buon prodotto, ripeto, questo stick è perfetto perché è sì scrivente ma si sfuma anche molto molto bene. Quindi dà un effetto comunque super super delicato, quindi si può portare tranquillamente. E poi ci sono anche altre colorazioni, questa è light to medium, quindi per carnagioni abbastanza chiare. E niente, quindi spero sia stato utile questo tutorial, questo video. Ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video.